Cominciamo con le misure di massa che si fanno con la bilancia elettronica. Sono molto semplici. Prendiamo per esempio un oggetto solido, lo appoggiamo sul piatto della bilancia elettronica e leggiamo direttamente il valore in grammi indicato dal display. Questa è una bilancia elettronica digitale, infatti il risultato della misura è espresso in cifre, quindi è digitale, e la sua sensibilità è un centesimo di grammo. Infatti si vede che i valori vanno a salti di 0,01 grammi. Questa è una sensibilità anche troppo buona per i nostri esperimenti. Facciamo subito un esempio per capire per quale motivo. Qui abbiamo legato una cordicella per tenere questo cilindro metallico quando lo immergeremo nell'acqua per misurare il volume. Già la presenza della cordicella incide sulla misura di massa per più di un centesimo di grammo. Quindi questa precisione della misura che arriva fino al centigrammo è un'illusione, se non altro perché c'è la cordicella. Perciò noi potremmo anche togliere una cifra significativa in queste misure e dare tutte misure arrotondate al decimo di grammo. In questo caso 93,1 grammi. Oltretutto, anche sbagliandosi di un decimo di grammo su 93, la misura già presenta una grande precisione, cioè un piccolo errore relativo. Cioè, anche togliendo una cifra da questa misura, la misura resterebbe lo stesso molto precisa. Nel corso degli esperimenti in gruppi misurerete le masse di una serie di oggetti metallici, anche di legno, semplicemente appoggiandoli sulla bilancia elettronica. All'accensione la bilancia elettronica segna 0 grammi. Se così non fosse, va azzerata premendo questo tasto 0T, cioè il tasto Tara. Passiamo ora alle misure di massa nel caso dei liquidi. I liquidi ovviamente non possiamo appoggiarli come i solidi sul piatto della bilancia, ma dobbiamo metterli dentro un contenitore. Perciò si pone il problema che quando andiamo a misurare la massa di un liquido, misuriamo la massa anche del contenitore, che si chiama la tara. Per esempio questo cilindro graduato vuoto ha la massa di 35,39 grammi. Poi andrebbe riempito d'acqua, per esempio, o di un altro liquido, e quindi poi sottrarre al valore complessivo la massa della tara. Oltretutto la misura finale sarebbe una misura non più diretta, come era per esempio quella di massa dei vari solidi metallici, dei vari solidi. Quella era una misura diretta, si leggeva direttamente il valore. Ma invece diventa una misura indiretta perché bisogna fare una sottrazione, cioè la massa complessiva del cilindro più il liquido meno la massa del cilindro vuoto. Quindi è una sottrazione, bisogna sommare gli errori assoluti. In realtà, per fortuna, tutto questo procedimento non è necessario. Infatti, dopo aver appoggiato la tara, cioè il cilindro vuoto sulla bilancia, basta premere questo tasto che dicevamo prima, 0T, cioè la tara, per azzerare il valore indicato dal display, come vediamo in questa immagine qua. Con questa tecnica dell'azzeramento della tara, adesso andiamo a riempire il cilindro del liquido, per esempio l'acqua o l'alcol, quello che abbiamo noi, e la bilancia ci indicherà direttamente il valore della massa solo del liquido, senza la massa del cilindro. Quindi anche la massa dei liquidi diventa una misura diretta e non dobbiamo preoccuparci di togliere la tara, perché la tara già l'abbiamo azzerata con questo tasto all'inizio della misura. Qua per esempio leggiamo la massa di questi 100 ml d'acqua senza bisogno di togliere la tara, perché già è stata tolta all'inizio. E lo stesso, questa è la massa di 100 ml d'alcol. Quindi sono misure dirette. Quindi ripetiamola ancora come si esegue una misura di massa di un liquido. Si prende il cilindro vuoto, si appoggia sulla bilancia, si spinge il tasto tara, così si azzera il display e poi si versa il liquido dentro il cilindro. Il display mostra direttamente la massa soltanto del liquido.